Ciao a tutti da Piero e da Francesca. Oggi ho sentito Luca dalla Germania, mi ha mandato un video che mi ha chiesto cortesemente di pubblicare, così vi dà alcune spiegazioni. Vi chiedo di guardarlo cortesemente. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Allora, innanzitutto, prima di iniziare quello che voglio dire, ringrazio il carissimo Piero della Francesca che mi ha prestato questo spazio nel suo canale. Lo ringrazio molto, ti ringrazio molto, grazie, grazie. Perché ho chiesto di pubblicare questo video sul suo canale è perché, come avete visto, io non ho più un canale, non mi interessa neanche più averlo. Il motivo è semplice, perché tante volte bisogna decidere se il divertimento oppure la famiglia. Chiedo scusa adesso. Dato che per me è importante la mia famiglia, che loro hanno bisogno di me, ho dovuto scegliere se YouTube e altre cose e la mia famiglia. Certo, ho scelto la mia famiglia. Avanti, sopra così. Ho deciso di scegliere mia famiglia perché è molto importante. Comunque le mie idee su Lambrenedetto non cambiano. Voi sapete benissimo di quello che penso su di lui, quello che ho fatto, quello che continuerò a fare. Sapete benissimo che io ho portato su tanta di quella gente qua in Germania. Certo, ho preso anche fregature da certe persone, non tutti, però un paio di persone purtroppo ho preso delle fregature, ma chi se ne frega. Io continuerò a fare il mio. Allora, io penso a fare del bene ad altri italiani che vogliono cambiare la vita, vogliono stare un po' meglio. Io vi voglio ricordare, dato che io non ci sono più adesso YouTube, certo io mi guardo i video degli altri personaggi come Piero della Francesca, come il canale di Donovan, il cartel di YouTube, il cartel del gaming. Certo, non serve avere un canale per poter guardare YouTube. Si può benissimo anche senza un canale. Allora, vi voglio avvisare, fate attenzione che c'è gente che ancora falsifica il mio canale, non vale la pena perché tanto non ci sono più. Quindi se c'è qualcuno a nome mio, col nome mio che vi offenderà o parlerà male, non sono io. Vi ripeto ancora, non sono io. Sono andato alla polizia postale per sto fatto, quindi loro sapranno bene cosa fare. Non me ne frega più niente. Lambrenedetto, vi devo dire che purtroppo è una canaglia, perché secondo me è solamente una canaglia, un farabutto. Lui dice che lo fa in buona fede, però non è così. Se avete notato, dove ha messo i dati per le donazioni, adesso ha cambiato, l'ha messo per le sue opere, per il suo lavoro che fa YouTube. Prima non era così, prima non era così, c'era altre cose sotto. Niente, io ringrazio tutti chi mi ha seguito, io ringrazio quei 1500 iscritti che avevo e se chiudo il canale e vado a perdere questi 1500 iscritti, come qualcuno mi ha detto,
non sono comprati, perché se fossero comprati non sarei così scemo a buttare via soldi. Quindi il canale l'ho chiuso io, la Carolan Benedetto non me l'hanno chiuso, non me l'hanno chiuso, quindi l'ho chiuso io, perché se vai a vedere c'è scritto, quando vai a cercare il mio canale c'è scritto, o c'era scritto, adesso non lo so, c'era scritto che io ho chiuso il canale, c'è scritto sotto. C'è quella paginetta, viene fuori quella paginetta nera con le scritte bianche, il perché non c'è più il canale. Bene, c'è scritto, caro Lambrenedetto. Certo, tu ti sei anche guadagnato i tuoi iscritti, però non sono tutti guadagnati, caro mio, non sono tutti guadagnati, perché la maggior parte sono comprati, e lo dico io, mi prendo la responsabilità io. Bene, se magari mi viene voglia di fare un video, io sarei veramente felice che magari qualcuno mi prestasse un piccolo spazio nel vostro canale da mettere pubblico magari ogni tanto il video così di risposta a qualcuno. Mi farebbe molto piacere se magari qualcuno mi prestasse il canale. Non metterò offese, non metterò, come sapete, come sono fatto io. Le cose le dico come le dico, sono fatte così. Comunque, chi mi presta il canale non è giusto che vada a rovinare il canale di qualcuno. Se devo offendere qualcuno, uso il mio di canale. Ci ho sempre messo la faccia, lo faccio anche tuttora. Io ringrazio di nuovo Piero della Francesca. Ti prego, continua la tua battaglia. Fottitene della gente così stupida che ti tartassa, ti minaccia. Vai anche tu dalla polizia postale e fagli un bel posteriore. Piero, lo sai benissimo che bene o male la polizia qua si dà da fare in questi casi. Niente, adesso io vi saluto, lo faccio come ho sempre fatto io. Mandi, mandi, saluti dalla Germania, un abbraccio a tutti quanti. E grazie ancora di cuore. Come vedete, Luca ha fatto una scelta, ha scelto di chiudere il canale per stare più vicino alla famiglia, non ha niente a che vedere con le sue vicende con Lambrenedetto e si poteva evitare qualsiasi tipo di denuncia, quindi io credo che amichevolmente si poteva risolvere. Comunque, avete sentito le motivazioni di Luca, io vi do un saluto, ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo, ci vediamo la settimana prossima, probabilmente giovedì o venerdì. Sono via per qualche giorno e spero che il video vi sia piaciuto e spero che il video che ho realizzato, che ho pubblicato ieri sera, venga condiviso. Ciao a tutti, dal Piero e dalla Francesca.